Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Prima di procedere con la decklist che vedete qui, abbastanza bizzarra, e prima che mandiate a quel paese, devo dire un paio di cose. Innanzitutto devo salutare un utente, ossia Dennis. Non dico, cioè, il cognome, non so come si pronunci, se Narraci o Narrace, quindi non mi sparare. Comunque sia, ti saluto e ti ringrazio per il supporto. Mi auguro che continuerai a seguire il canale e che non deluderò le tue aspettative. E questa cosa ovviamente vale per tutti gli altri che mi seguono. Quindi veramente grazie, questi commenti mi fanno veramente felice e non scherzo. Altra cosa molto importante e che forse alcuni di voi già sapranno è che devo trasferirmi a Roma in questi giorni. O meglio, devo fare due trasferimenti, uno per i vestiti, l'altro per le mie ultime cose, tipo PlayStation, carte, computer, queste cose qui. Vabbè, questa è tutta un'altra cosa. E come potete capire, non potrò stare molto attento al canale. Tuttavia, mi ero promesso di caricare almeno 2-3 video a settimana. E quindi entro la fine del weekend, quindi entro domenica, cercherò di caricare almeno un altro video oltre questo. Ritornando a noi, vediamo questa decklist molto molto strana. Allora, il mazzo in questione è un'unione di diversi archetipi, ossia Speedroid, Machina, Karakuri, Tele, quindi Tele nel senso che gioco i teleport, quindi potremmo chiamarlo in un certo senso Tele, Speedroid, Machina, Karakuri. Sì, sto nome infinito. Oggi non so parlare, porca miseria. Cosa da dirvi su questo mazzo? Allora, è un mazzo molto strano, ma veramente supera ogni aspettativa. Se la cava abbastanza con i mazzi T1 attuali, con i Cosmo, eccetera, eccetera, e veramente ha superato le mie aspettative. Non me l'aspettavo così. L'unica pecca rispetto alla Karakuri Machina Plant, che penso di postare anche come prossimo video, è che non gioco bestia, che cioè Naturia Bestia per intenderci, che è una carta che era veramente grossa contro Necrots e altri mazzi. Comunque sia, la lista così mi sta girando abbastanza bene. E l'unica cosa, se non vi piacciono i maxi, cioè il side fatto tra virgolette bene, lol, se non vi piacciono i maxi, sostituite con la terza Upstart Goblin e la terza, Foolish Burial, perché è una carta che vi va a scombare abbastanza con Iron Call, questa dei Speedroid, poi vabbè può sfruttare anche Fortress e può sfruttarla anche Yo-Yo. Comunque sia, provatela prima di giudicare. E detto questo, partiamo con la lista. Allora abbiamo 3 Terror Top, che avevano un nome diverso, mi sembra in giapponese, ma ok. Poi il Dice, che è un dado, se notate, ogni occhio. Cioè, uno, un occhio, due occhi. Wow, Stardust, sei un genio! Non so manco se è vero quel che ho detto. 3 Yo-Yo, o Yo-Yo. E poi Mono Taket... Taketonborg, non so perché mi fa ridere, vabbè. E questo è l'unico Speedroid che gioco in monocopia, perché diciamo è quello che mi ha convinto meno. Poi reparto macchina, gioco 3 Gear Frame, che ci permettono di andare Fortress. E questo, che non sapevo dell'uscita di sto coso, cioè che esisteva sto coso, ma è veramente figo ed è forte. E poi il reparto Karakuri, gioco 3 Nishipaki, Mono Saizan e poi Mono Quick, che non lo so, giocando ho avuto la necessità di trovare, cioè di evocare almeno un Karakuri che non fosse Tune, e devo dire che con lui mi sono trovato benissimo. Poi non lo so, se non vi piace lui potete mettere Nisamu, che è il tizio che se lo spacchi in battaglia evochi un Karakuri dal mazzo, in difesa o in attacco, non mi ricordo proprio, oppure il tizio da 2100. Poi come Hand Trap gioco 2 Yuki Usagi e poi 2 Maxi, che come già detto, se non vi piacciono potete sostituire con quelle due carte. Spells abbiamo 3 Recovery, doppio Upstart, doppio Teleport, doppio Iron Call, doppio Tifone, una Instant Fusion. Volevo portarla anche a 2, ma
Ragazzi, l'extra giocato così penso vada bene, perché veramente sono riuscito a calarli tutti, tutti, tutti i mossi che vedete. Ci sono state sempre occasioni che servivano con le carte e mi sono trovato bene così. Poi limite removal, mind control fortissima e regeki per fare piazza pulita. L'extra gioco il drago tedesco, questi due speedroid, poi black cross, clear wing, synchro dragon. Non sapevo che avesse sincro nel nome, ok. Due coppie di Burei e di Bureido. Stardust, ovviamente, per il mio nome. Trishula, enorme. Star Eater, Dracozac, Big Eye e Felgrand. Vi ringrazio per aver visualizzato il video fino a questo punto. Vi ricordo di lasciare un mi piace, un commento con un parere sulla decklist o se mi volete chiedere qualcosa, sono sempre disponibile, anche se forse probabilmente, come già detto, questa settimana molto molto meno. E niente, un mi piace per il supporto, vi ricordo di passare sulla fanpage Facebook che trovate qui sotto in descrizione. Non so cos'altro dirvi, grazie ancora di cuore, grazie Dennis e nulla, arrivederci e al prossimo video.